A giugno l'Italia è tutta bionda di grano che veste i colli e mareggia nelle pianure. Forse nessun altro spettacolo ci commuove di più, perché non c'è solo un rapporto materiale, ma quasi un fluido di intelligenza misteriosa fra noi e questa pianta che ha accompagnato l'umanità nel suo cammino fin dall'alba dei tempi. Eppure non tutti sanno come viene raccolta codesta ricchezza più preziosa dell'oro, né come si tutela la salute dei lavoratori che compiono la lieta ma dura fatica. 7 ore al sole sono tante. E contro i colpi di sole che fiammeggiano repentini e sinistri, non c'è protezione migliore di questi capelli candidi, leggeri, ariosi. E poi gli occhi. Sapevate che le spighe possono dare la cecità? Infine, l'INAIL consegna ai capi dei gruppi che lavorano in località isolate una cassetta medica e chirurgica, corredandola di chiare istruzioni. Se la semina è avvenuta in un simbolico silenzio, la mietitura avrà la giocondità clamorosa di un rito pagano. Si parte come se andasse a una festa. Il macchinismo domina là dove la proprietà non è eccessivamente frazionata. Ecco, quasi nuotando nei flutti di spighe, uomini, cavalli e attrezzi avanzano lasciando dietro di sé il terreno raso e spoglio. Queste tosatrici dei campi inghiottono il grano e lo restituiscono in fasci che i ragazzi raccolgono. Altrove la mietitura è integralmente meccanica. Simile ad un gigantesco ragno, la ruota irrompe sugli steli, li flette, li porge ad una lama che li recide, abbattendoli su un nastro scorrente verso meccanismi che li affastellano, li legano, facendoli quindi ricadere all'esterno. I fasci riuniti formano i covoni. Con vertiginosa continuità la macchina ha eseguito ciò che il mietitore classico, munito dell'antica falce messoria, deve fare da sé a forza di braccia. Ed è pur classico questo assalto alle messi che fremono ritte al vento ancora per qualche istante. Completamente protetto, testa, occhi, mani e anche i piedi. Sembra un marziano con queste dita tubolari e mostruose che però non correranno il pericolo di essere mozzate dalla falce. Un pugno d'erba darà maggior protezione e frescura. Così equipaggiati possono lavorare immersi letteralmente nel grano. Grano che talvolta si spinge fino all'azzurro mare. E ogni sera, nell'aria che infresca ed imbruna, il ritorno dai campi con la falce ringuainata ci ripresenta le immagini, le ispirazioni, i ritmi della più alta poesia leopardiana. Sulla terra dove ondeggiavano le messi camminano pesantemente i buoi che trasporteranno il raccolto. E questa terra sembra dolcemente esausta dopo la generosa fatica. I covoni ammassati sono rimasti alcuni giorni al sole a disseccarsi. Ora i carri procedono verso l'Aia con la lentezza di un corteo religioso. L'accumulo dei carri crescerà sino a formare montagna. La trebbiatura, ossia la sgranatura dei chicchi, veniva eseguita sia percuotendo il grano con apposite spatole o mediante rudimentali macchine battitrici trainate da cavalli, sia facendo calpestare dalle bestie i fasci sparsi sull'aia. E per trebbiare una massa così colossale occorrevano settimane.
Ma ecco la moderna Trebbiatrice che con la sua voracità prodigiosa masticherà quella montagna in un batter d'occhio. Tutto il complesso meccanico è qui, pronto. E all'alba si incomincia. A prevenire infortuni è stesa lungo la cinghia di trasmissione che corre fra il motore e la Trebbiatrice una barriera di fasci di grano. E lassù, in cima alla macchina, come sopra uno strano altare metallico, altri fasci sono passati all'imboccatore. E mentre nella bocca nera è tutto un sordo crepitio di denti d'acciaio, i sacchi si riempiono di grano che scende, rulicando come un formicaio. La quantità prodotta verrà calcolata mediante unità di misura che variano da regione a regione. Quindi il grano sarà avviato ai magazzini o ai silos. Annata di abbondanza, annata benedetta. Frattanto, come acqua in un canale, la paglia scivola su di un altro trasportatore e va a finire sotto un gigantesco maglio che la tempesta e la schiaccia ritmicamente. Viene compressa, legata e spulsa. Anche a noi è capitato qualcosa di simile sugli autobus nelle ore di punta. Da qualche decennio la paglia ha anche un'importanza industriale, poiché fornisce la cellulosa per la fabbricazione della carta attraverso un geniale procedimento dovuto a un italiano e ormai adottato in tutto il mondo. Intanto, ad accrescere le cautele intorno alla trasmissione, le balle hanno sostituito i fasci di grano, formando un massiccio muro protettivo. E la misura del lavoro finalmente compiuto è data da questa massa di blocchi che fanno pensare a un colossale cantiere. Nella mistica pace della sera, la sicurezza del domani accomuna gli uomini della terra in un pensiero riconoscente. E oggi, come da sempre, e in ogni paese del mondo dove matura il grano, il ciclo si conclude nella gioia con musiche e danze. Come nel sole e nell'acqua, sorgenti della vita, valori elementari ed eterni, noi sentiamo nel mitico grano e nel fragrante pane la presenza di Dio.